La Breast Unit, modello organizzativo indispensabile per la cura del tumore alla mammella, e questo è il tema del convegno che ha visto ieri discutere presso la sala del Circolo Empedocleo di Agrigento le componenti delle quattro associazioni femminili che hanno organizzato l'evento, la FIDAPA, il Soroptimis, l'ANDE e il Maria Cristina di Savoia, insieme al dottor Antonio Savarino, direttore del presidio Oncologia Medica dell'ospedale San Giovanni di Dio e coordinatore della Breast Unit Agrigentina. L'evento organizzato nel mese di ottobre è quello proprio dedicato alla prevenzione dei tumori. Hanno portato il loro saluto anche il sindaco della città Francesco Miccichè e l'assessore del comune di Agrigento al ramo Roberta Lala. Soddisfatti dell'iniziativa intrapresa, le presidenti delle associazioni Marina Arnone per Maria Cristina di Savoia, Margherita Trupiano per il Soroptimis di Agrigento, Carola De Paoli per l'associazione Donne Elettrici Ande e Carmelina Guarneri della FIDAPA, certi in un proseguo unitario delle attività di collaborazione che saranno intraprese per il prossimo futuro tra i vari club service di Agrigento. Sì, siamo delle associazioni prettamente femminili e quindi, visto che il mese di ottobre è il mese dedicato alla prevenzione nella lotta contro il tumore, allora abbiamo pensato di organizzare questo incontro chiamando il dottore Savarino per poter portare a conoscenza, perché già si sa, per poter sottolineare quanto importante sia la prevenzione nell'ambito, diciamo, della vita di una donna, ecco. Sì, siamo qua, come diceva la presidente della FIDAPA, proprio per sottolineare l'importanza della prevenzione e di lanciare questo messaggio in modo più forte e deciso a tutte le donne, noi che appunto siamo rappresentanti di associazioni femminili. Anche il Soroptimist ringrazia la FIDAPA per aver organizzato questo momento. Stiamo partecipando a questa riflessione importante su un tema di grandissima attualità, ma è un momento anche per conoscere le eccellenze che operano sul nostro territorio, quali le Breast Units. Come hanno detto le amiche presidenti delle altre associazioni, io rappresento il convegno Maria Cristina di Savoia, che è stato istituito ad Agrigento nel 64, ha una sua storia e diciamo il convegno, la riunione di donne più antica, più storica della città. E oggi confermiamo che la presenza di oncologi validi nella nostra provincia e quindi nella regione Sicilia ci permettono di non fare i viaggi della speranza e che da tempo purtroppo accompagnano il popolo siciliano e meridionale. Oggi parleremo della Breast Unit. Cos'è la Breast Unit? È un centro di senologia di eccellenza fatto di tanti specialisti, tutti di specialità differenti, ma accomunati da una particolare esperienza nella gestione del cancro della mammella. Gestione che inizia già dallo screening, dalla diagnosi precoce, dal trattamento chirurgico al trattamento oncologico, al trattamento radioterapico, al trattamento psicologico. Vede, il tumore della mammella è la malattia più frequente in assoluto come malattia oncologica nella donna, e quando una donna riceve la comunicazione di essere affetta da un tumore della mammella si sente sconvolta. E questo sconvolgimento della sua vita riguarda non solo la dimensione personale, ma anche la dimensione familiare, la dimensione lavorativa, la dimensione sociale. E quindi è chiaro che riuscire a far capire alle donne quanto importante sia intanto ricevere una diagnosi precoce che ti consente di guarire nella stragrande maggioranza dei casi, ma principalmente di essere gestita non da un solo medico, perché un solo medico non può essere il depositario di un sapere che riguarda specialità differenti, ma da un gruppo di medici specialisti diversi che si occupano di tumore della mammella e che si riuniscono a discutere ogni singolo caso per tracciare un percorso di diagnosi e di terapia che è il percorso migliore possibile. Questa è la Breast Unit. Di promuovere quella che è la cultura della prevenzione, anche se avrei un appunto da fare.
appunto di suggerire alla Regione di abbassare l'età per lo screening gratuito, perché dai 55 ai 60 anni è già un'età evoluta. Direi che sarebbe corretto abbassare e fare lo screening gratuito anche alle donne a partire dai 40 anni, perché anche le giovani donne, soprattutto le giovani donne, purtroppo possono incorrere queste forme di malattia.